Allora, questa lezione è dedicata alla scultura arcaica e in particolare ai Kuroi e alle Korai su cui avete già fatto la ricerca. Allora, in età arcaica la statuaria greca incomincia quel suo percorso di formazione e anche di direzione verso la conquista della perfezione, che poi verrà raggiunta totalmente in epoca classica. Il Kuros è un giovane uomo nudo ed è realizzato in posizione stante, cioè in piedi, dritto. È realizzato nudo per un motivo, perché bisognava far risaltare il corpo, perché attraverso il corpo si esprimono sia le qualità fisiche che quelle intellettive. Ha delle caratteristiche tipiche, cioè la testa eretta, le braccia stese lungo i fianchi, i pugni serrati. E come vedete, la gamba sinistra è leggermente avanzata, quasi ad accennare un passo. Questa cosa prende il nome infatti di finto passo. Poi c'è la core, che invece è la raffigurazione di una giovane donna, che era vestita con un chitone e con un imation, cioè una tunica e un mantello, e anch'essa veniva rappresentata in posizione stante. La veste ha un ruolo ben preciso, cioè doveva indicare il fatto che la donna nella società greca aveva un ruolo, che era quello di moglie e madre, e di conseguenza il suo corpo non poteva essere messo in evidenza, quindi la sua fisicità veniva annullata attraverso le vesti, che però in ogni caso lasciava intravedere le forme. Anche la core ha delle caratteristiche tipiche, cioè la testa eretta, i piedi uniti e un braccio steso lungo il fianco che regge la veste, lo vedete qui, e l'altro invece ripiegato verso il petto, mentre reca un vaso, un piatto con delle offerte per la divinità. L'esempio più interessante di scultura dorica arcaica sono Cleobi e Bitone, due statue rinvenute a Delfi che furono attribuite allo scultore Polimede di Argo. Anch'esse avevano una funzione votiva, cioè erano stati realizzati come dei doni da portare presso il santuario di Argo che si trovava alle pendici del Monte Parnaso, e anch'esse appunto sono in posizione stante. Le braccia però non sono dritte lungo il corpo, ma leggermente flesse. I polpacci appaiono realizzati in maniera un po' innaturale e la testa allo stesso tempo un po' troppo grande rispetto al corpo ed è caratterizzata dalla presenza di queste trecce che ricadono sulle spalle, così è come tutti i Kuros. Gli occhi sono a mandorla, seguendo appunto l'esempio della scultura egizia. Le labbra presentano un accenno di sorriso che però non è una testimonianza di un'emozione, di un sentimento, bensì serve a dare tridimensionalità al volto. La muscolatura non è particolarmente realistica, per esempio se guardate l'addome e le ginocchia, hanno queste incisioni geometriche che servono a identificare la muscolatura, ma appunto non è particolarmente reale. Qui c'è la leggenda di Cleobi e Bitone, molti di voi l'avete scritta, se volete leggerla potete fermare l'immagine e appunto leggere quello che c'è scritto. Un altro esempio di scultura attica, in questo caso arcaica, è il Moscoforos. Il Moscoforos è il portatore di vitello, quindi è un giovane Kuros che però non è realizzato in posizione dritta, eretta e statica, ma appunto regge un vitello sulle spalle, tenendolo per le zampe. C'è, molto interessante, un'iscrizione sulla statua che recita: Rhombos, figlio di Palos, mi ha dedicato. Questo ci fa capire che probabilmente questa scultura raffigura o un giovane che porta al tempio la sua offerta per la divinità, il vitello, oppure un giovane atleta probabilmente che ha appena ritirato il premio vinto ad una gara. La cosa interessante è anche il fatto che le zampe, le braccia del Kuros, le zampe del vitello e le braccia del Kuros creano questa X qui al centro che dà a tutto l'insieme un senso di simmetria. Altra novità rispetto al Kuros tradizionale è il fatto che il giovane non è completamente nudo, ma indossa una klaina, cioè un mantello che i greci portavano sopra il chitone, che però è talmente leggero che non copre la muscolatura, ma anzi la evidenzia. La testa è sempre incrociata da capelli ondulati che ricadono con delle trecce sulle spalle e la barba è liscia, privo di baffi, proprio alla maniera arcaica, cioè secondo la moda arcaica.
Anche la statua, come molte delle statue greche, presenta sulla superficie delle tracce di colori a testimonianza del fatto che molto probabilmente era colorata. Vediamo infine degli esempi di corai. La prima è la cora di Antenor. Molto probabilmente è una statua dedicata alla dea Atena, molto alta, oltre 2 metri. E vediamo che le vesti sono molto complesse, molto ricercate. Vedete qui come cadono con un drappeggio dalla parte del braccio. Sono sempre il chitone e l'imation, però il corpo è rigido, è solenne. Nel volto non c'è più il sorriso arcaico, quindi sebbene il volto sia stato danneggiato, si vede che non c'è più il sorriso arcaico. L'espressione è quindi più severa. Attenzione perché lo stile severo in scultura sarà quello successivo a quello arcaico. Anche essa era colorata, infatti gli occhi erano in pasta vitrea colorata, le ciglia e gli orecchini erano in bronzo dorato, ma sono andati persi e appunto sono state rinvenute anche su di essa tracce di colore. L'altro esempio è l'era di Samo ed è un esempio di scultura ionica in questo caso, è acefala e probabilmente o rappresentava la dea Era oppure una fanciulla che porta offerte al tempio, anch'essa in posizione stante. Indossa un chitone splissettato e nell'insieme essa ricorda una colonna ionica molto slanciata e con le scanalature molto sottili.